Andrea Castellani, amministratore delegato Fiera Show. 22-23 aprile a Città di Castello si rinnova un appuntamento importante, ormai un appuntamento fisso a Città di Castello, Holly Wine Festival. Sì, siamo alla quarta edizione, credo sia l'edizione della consacrazione definitiva di una manifestazione che cresce di anno in anno. Quest'anno abbiamo un numero di cantine veramente notevole, perché sono 180 cantine presenti, più una zona dedicata, come dicevamo, al whisky, con delle distillerie presenti, una selezione dal Giappone, dalla Scozia, quindi delle particolarità che sono difficilmente trovabili nel mercato. Più abbiamo una zona dedicata alla birra artigianale. Facciamo una preview di un festival, di una nuova iniziativa che faremo noi come Fiera Show il 2, il 3 e il 4 giugno a Villa Magarini Graziani a San Giustino, che è il Sigar Festival, e quindi ci sarà una sezione dedicata al mondo dei sigari con delle degustazioni. Poi torniamo al mondo del vino con le nostre cantine, con i nostri giovani produttori che sono tutti under 40, che vengono da tutte le 20 regioni d'Italia, quindi un parterre veramente importante. E da quest'anno un'opportunità importante anche per i sordi. Sì, abbiamo risposto a questa esigenza di una mail che ci è arrivata lo scorso anno, in cui chiaramente i sordi, no, assistendo a una degustazione, non erano in grado di intendere quello che il sommelier raccontava, no? Avevano un'ottima possibilità, un ottimo gusto per il vino, ma non conoscevano. E quindi abbiamo dato questa opportunità che, devo dire, sta rispondendo molto bene. Siamo orgogliosi e ci riempie d'orgoglio, perché siamo gli unici in Italia e spero che ci seguiranno in tanti. Un'opportunità questa, Andrea, importantissima per i tanti giovani che partecipano con le loro produzioni, che magari hanno difficoltà di inserirsi nel mercato. Sì, chiaro, giovani produttori, piccole cantine, quindi budget ridotti. Il mondo fieristico lo conosciamo bene, è costoso, è impegnativo, quindi noi diamo la possibilità a questi produttori di esporre, di presentare i loro prodotti, che non hanno nulla da invidiare alle aziende più famose, chiaramente. Quindi l'appuntamento all'inaugurazione del 22. Sabato alle 15, grazie. Holly Wine è una manifestazione che va a promuovere le piccole cantine e i giovani produttori, cantine selezionate da AISE. AISE è l'Associazione Italiana Sommelier, la quale, oltre, diciamo, ad andare a selezionare le cantine con questi requisiti, quest'anno ha voluto aggiungere un valore in più. E qual è? È quello, appunto, di ricercare quei produttori che vanno a riscoprire i vecchi, diciamo, gli antichi vitigni, le antiche uve che hanno reso, diciamo, il nostro paese, la nostra, diciamo, nazione unica nel mondo, oppure anche vini che sono l'espressione sempre del nostro territorio. E dove li troviamo? Sono disposti, diciamo, in varie kermesse all'interno della nostra città. Le 100 cantine saranno presso Palazzo Bufalini, quindi nei due piani, il loggiato e il quadrilatero, e sarà degli specchi, sarà dedicata alle degustazioni guidate dai campioni della sommelier italiana, che sono Luca Martini, Maurizio Dante Filippi e Andrea Galanti. Dopodiché ci sposteremo nella piazza Matteotti, dove avremo quest'anno una novità, due novità, anzi le due kermesse che rappresenteranno il consorzio del Trento Doc, per cui faremo un viaggio in questa bollicina italiana, definita appunto la bollicina di montagna, e anche l'Holly Wine International. Quindi andremo a degustare vini che provengono dalla, diciamo, Oltralpe, vini, diciamo, alcuni vini della Francia, alcuni vini della Georgia, sempre selezionati dall'Associazione Italiana Sommelier, che devono avere i requisiti che hanno anche le cantine che fanno parte, diciamo, dell'Holly Wine. Poi scenderemo in piazza Gabriotti, dove avremo l'Holly Beer e l'Holly Whisky. Che dirvi, noi siamo lì perché crediamo nei giovani, crediamo appunto in questa manifestazione che sta avendo un riscontro veramente esponenziale. Dico questo perché è stato presentato, come diceva anche il presidente Andrea Castellani, alle Vinitaly, e veramente sta diventando una kermesse nel mondo enologico, nel mondo vitivinicolo, molto molto importante. Sì, Holly Wine oramai la possiamo considerare una sfida vinta nel corso di questi 4 anni, di queste 4 edizioni. C'è stato un continuo crescendo di questa manifestazione, quindi crescendo la manifestazione cresce anche l'immagine che dà della nostra città, l'immagine promozionale che dà della nostra città. Holly Wine, secondo gli esperti, non
secondo me è una manifestazione dedicata al vino che si attesta subito dopo il Vinitaly, anche se ha caratteristiche completamente diverse. Quello di Holy Wine Festival è un mondo dedicato alle nuove aziende vinicole emergenti, quindi a nuovi imprenditori, a nuove forze economiche della nostra regione, della nostra Italia, che si affacciano su quello che è un prodotto che ha fatto la storia nel nostro paese, che è anche frutto di imitazioni internazionali, peraltro in pochi casi riuscite, quindi ne siamo fieri di questo, non perché vogliamo sempre ribadire il primato su questa cosa, ma il vino in Italia è una cosa che si fa da sempre, che si commercia da sempre, quindi è giusto che ci sia anche un ricambio generazionale economico, quindi i giovani che si affacciano quindi anche all'agricoltura e anche alla tradizione vinicola. Ma il vino ha una grande capacità di promuovere non solo l'enogastronomia, quindi la bontà delle nostre cantine, ma anche il territorio che ospita la manifestazione a cui esprime i vini, quindi ha anche la capacità di esportare il nostro ambiente, paesaggio, i nostri beni architettonici ed artistici. E in questo caso la manifestazione di Città di Castello ripropone due giorni in cui giovani cantine o giovani imprenditori che producono vino fanno assaggiare quanto hanno imparato a fare e allo stesso tempo sarà un'ottima occasione, credo, per dare una mano a chi sceglierà di venire in Umbria, venire a Città di Castello, sapendo che dal punto di vista turistico dopo il sisma abbiamo perso qualche punto e manifestazioni come queste danno una mano anche a rimandare un messaggio forte ai turisti: venite in Umbria perché è sicura, perché potete assaggiare buon vino ma anche godere di tante bellezze.